si fa per te tutto pur di piacere a te, tutto per un tuo bacio, per un sì, per un no, per te, perché sei donna, gioia di vivere, donna. Sei tu, solo tu, quel desiderio che l'uomo chiama amore. Marzo, 8 donne con Francesco Vaccarone che compie 80 anni e con 8 suoi lavori che sono stati realizzati nel 57 e nel 58 nell'unica scuola di nudo della città, che era il Casino, frequentato dai giovani artisti e portati dai loro maestri il lunedì mattina, quando era il momento in cui queste ragazze potevano posare per gli artisti, ma appunto 8 artiste che omaggiano la donna oggi insieme a questi lavori del maestro Vaccarone per i suoi 80 anni e che da oggi 8 marzo fino al prossimo 2 maggio saranno esposti nello spazio espositivo di Starte alla Spezia in una mostra che si onora di avere il patrocinio del MIBAC e io dico anche l'occasione di far riflettere su un tema come appunto quello della giornata internazionale dei diritti della donna. Il mio lavoro parte da forme simboliche, forme che non vogliono essere estranee alla realtà, ma vogliono essere un fondamento della realtà stessa, quindi cercare di andare oltre il dato visivo di ciò che guardiamo e solamente attraverso questo possiamo proiettarci in una dimensione di altrove. Quindi tutti i miei lavori parlano in sostanza di una vita che germoglia anche da situazioni che vedono la tragicità della vita stessa. E il punto focale del mio lavoro è appunto quello della permanenza nella sparizione stessa. Allora, condivido questa scelta di Starte di avere esposto queste mie cose del 1957-58 in omaggio alla donna. Queste cose le ho realizzate nelle case chiuse, e sono stati i miei primi lavori col mio maestro Caselli e la ragione per cui oggi le riproponiamo, dopo tanti anni che erano nell'archivio, è perché è uno dei momenti più alti del calvario della donna, la prostituzione, e che si unisce alla tragedia dei femminicidi. Tutto nasce dalla stessa cultura che pensa che la donna debba essere subordinata in un'ipoteca permanente appunto di subordinazione. Sono veramente onorata di partecipare a questa mostra, una collettiva di Francesco Vaccarone per i suoi 80 anni. Sono stata nel suo studio 2 anni fa e sono entrata in un film. Tutto quello che si studia nei libri di storia dell'arte in fondo lo rappresenta lui, quindi i veri artisti che da 50 anni, dal gessetto a poi a delle evoluzioni proprio artistiche e contemporanee, hanno raccontato la storia. Quindi sono felice e con Divina, che è un nudo che vuole portare avanti anche un po' la battaglia contro il body shaming. Credo che la sensualità della donna non sia rappresentata dalla perfezione, la bellezza, ma sia invece raccontata attraverso uno sguardo, una curva, un movimento, e quindi ho voluto rappresentare la sensualità attraverso dei canoni non proprio giusti per quanto riguarda la nostra società, che in realtà in fondo però sono realmente giusti perché sono quelli normali. Quindi
con Divina si racconta, ecco, io sono questa e mi amo per quello che sono. Quindi una battaglia al body shaming che credo sia oggi anche un argomento molto importante. Donna, tutto si fa per te.